Potente a parola ragazzi, qua Oaxlo, Jimmy Gato, oggi sono da solo e sono qui a presentare il mio nuovo video che ragazzi è un nuovo squad builder costituito da due giocatori che magici è dir poco. Infatti ragazzi questa qua sarà una squadra costituita da Messi Team of the Year e Cristiano Ronaldo Team of the Year, giocatori che ho vinto nel Wager Match che appunto ho giocato contro Gabbo. Quindi mi sembrava anche una magicata, ma soprattutto l'ho fatto perché voi mi avete chiesto Axel in che squadra li utilizzi questi due giocatori. Ed eccoci qua, perché ragazzi volevo anche dirvi un'ultima cosa. Questa qua diciamo non sarà una squadra che ha 100 d'intesa perfetta, perché infatti io ho deciso di utilizzare Cristiano Ronaldo come ATT, perché usarlo in un 4-3 con punta Messi non mi andava, perché come sapete io in 4-3 cioè sto molto attento all'ATT da utilizzare, perché voglio una punta di sfondamento, quindi una punta che abbia del fisico e sia brava nei colpi di testa, caratteristiche, doti che non ha Messi. Quindi ho deciso di utilizzarlo insieme in un 3-5-2 e partiamo subito. Allora in porta ragazzi, uno dei miei pochi squad builder in cui non utilizzo Neuer, infatti utilizzo Wade Fellen e Feller, scusate, che è un 83-83 di tuffo, 84 di presa, 85 di riflessi, 86 di piazzamento. Sono stato il primo proprietario, 5 partite, 0 gol e 0 assist. Mi è piaciuto, ragazzi, devo dire di sì, ma se dovessi mettere un ordine, o meglio, dovessi scegliere tra Neuer, Adler e Wendell Feller, io sceglierei Neuer, Adler e Wendell Feller. Quindi è una cosa abbastanza tattica. Tra questi tre è il più scarso, però non è malissimo neanche lui. Poi passiamo subito alla difesa. Da una parte utilizzo Müller, Hummels, che mi dà tripla intesa con Wendell Feller e mi darà anche tripla intesa con l'esterno sinistro. Infatti chi utilizzo come esterno sinistro utilizzo Marco Reus, pagato 61.000 crediti, 4 partite, 0 gol e un assist. Lì vale questi crediti. Per me ragazzi sì, mi è piaciuto veramente tanto. Si trova spesso e volentieri nel posto giusto al momento giusto, quindi è una cosa abbastanza tattica. Poi ha dei warfields che io definisco, o meglio ritengo magici. Infatti ha alto e normale, 4 stelle di mossa abilità debole, 4 stelle di mossa abilità. Invece Hummels costa veramente poco, in circa su 3.000 crediti. Anche lui mi piace abbastanza, ve lo posso consigliare. Ma se dovessi scegliere tra lui, Dante e Boateng, sceglierei prima Dante e Boateng. Passiamo invece all'altra parte della difesa. Allora nell'altra, questa qua ragazzi è anche una sorta di ibrida, quindi è una cosa abbastanza magica. Infatti utilizzo Chiellini come difensore centrale e Ogbonna come difensore centrale destro. Beh ragazzi, Chiellini e Ogbonna sono quasi illegali. Chiellini 43 partite, ce l'ho da un macello, un gol e un assist, però vi assicuro che è veramente una roccia. Stessa cosa per Ogbonna, 17 partite, 0 gol e 0 assist. Sono molto molto forti, soprattutto sono da utilizzare perché insieme diciamo danno un legame di tripla intesa e la cosa mi sembra assai magica. Passiamo invece ai centrocampisti difensivi centrali, che sono sì della Serie A ma non italiani. Infatti sto parlando, allora uno dei due è Vidal ragazzi, non l'avevo, o meglio sì l'avevo utilizzato forse anche in forma, però non mi aveva dato, non avevo avuto un impatto abbastanza tattico con lui. E vabbè, ai tempi costava assai di più, però devo dire che 5.900 crediti li vale, mi è piaciuto anche lui, ha delle stats buonissime, buonerrime. Infatti è un giocatore veramente completo. Poi io gli ho messo cannoniere in modo tale che gli si aumenti il colpo di testa, il tiro e poi il dribbling. Quindi secondo me 5.900 crediti li vale, ma soprattutto anche li vale per le sue 4 stelle di piede debole, quindi è una cosa abbastanza tattica. Come altro CDC utilizzo Pogba la versione non upgrade, perché Pogba secondo me è un giocatore buggato. Come voi sapete, secondo me i giocatori buggati che vengono upgradati nella loro nuova versione, se possiamo così definirla, non sono più buggati, quindi è una cosa abbastanza statica. Se voi volete potete tranquillamente prendere la sua versione da 81. Stessa cosa ragazzi per Royce, Vidal e Chiellini. Infatti esiste una loro versione in forma. Se voi volete, se avete proprio i big crediti, potete scegliere Royce in forma, Pogba in forma, come anche Vidal in forma. Passiamo all'esterno destro. L'esterno destro della squadra non è più della Serie A, infatti ora si passa all'ultima liga, se possiamo così definirla, di questa squadra. Infatti come esterno destro utilizzo Sanchez Second If, l'ho pagato 123.000 crediti e ragazzi secondo me non li vale tutti. Cioè ne potrebbe valere un 60-70.000, ma 123 per me sono veramente troppi per questo giocatore. Ho utilizzato anche la sua versione non if e devo dire che secondo me c'è veramente poca differenza tra la sua versione non if e info e Second If addirittura. Quindi comunque 3 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità, questa è una delle sue migliori caratteristiche. E
alto 169 cm, ma i suoi worker sono abbastanza statici, infatti ha alto e alto, quindi ciò cosa comporterà? Comporterà che si tornerà spesso in attacco, ma che poi tornerà velocemente in difesa, cosa abbastanza ambigua. Come COC, allora ragazzi, come COC utilizzo Benzema. Perché ragazzi, allora innanzitutto mi serviva per squadra, per rendere la squadra un po' più magica, per fare una sorta di ibrida, come vedete lui si collega con Pogba. Ma secondo me vale anche come COC, non posso fare lo stesso ragionamento di Ramos in forma, perché Ramos in forma era un giocatore buggatissimo, ma secondo me Benzema vale anche come COC. Io ho utilizzato sia lui che Isco, allora forse preferisco un po' più Isco, ma secondo me dovete provarlo, perché secondo me può valere anche da COC. Comunque l'ho pagato 10.000 crediti appunto perché... per il suo questo ruolo ambiguo, se possiamo così definirlo. E passiamo all'attacco. Infatti, come attaccanti utilizzo Messi, Team of the Year, e adesso lo dico un po' più veloce, tranquilli, e Cristiano Ronaldo, Team of the Year. Come vedete l'intesa è 100. Ma perché a 100? Allora, innanzitutto perché tutti i giocatori hanno 9, poi Cristiano Ronaldo ha 4, dovrebbe avere 2, però c'è un legame di doppia intesa con Benzema, quindi la sua intesa si modifica da 2 a 3. E in più non ha 3 perché l'allenatore, come potete vedere, è José Mourinho, e non è problema mio. E quindi, essendo portoghese e avendo, diciamo, come... non so come definirlo, come campionato preferito, il campionato spagnolo, appunto, dà a Cristiano Ronaldo 4 d'intesa. E ragazzi, vi voglio un attimo parlare di questo duo mentre magari faccio vedere qualche gol. Ragazzi, Messi Team of the Year vale sui 4 milioni, cioè costa 4 milioni e non ne vale neanche mezzo. Mi ha fatto veramente defecare e non è un giocatore che consiglio. Molto meglio, secondo me, Ibrahimovic Team of the Year, che non ho ancora provato. Spero di provare appunto, o meglio, credo che lo proverò non appena venderò Messi. Comunque ragazzi, Messi veramente non mi è piaciuto. È un attaccante che secondo me non si può definire tale. Perché? Allora, innanzitutto finalizzazione, aspettate un attimo che vado su Footed. Gli dà finalizzazione di Messi è 99, ma non ne dimostra neanche 66, che è il 99 girato al contrario. Mi sbagliava di quei gol che faceva anche, non lo so, non so chi. È una cosa abbastanza tattica da dire, perché pensare a Messi Team of the Year, voi dite madonna che magicone, però ragazzi vi assicuro che non vale neanche mezzo milione di crediti. Non ho ancora provato la sua versione di Non If, ma sicuramente questa versione Team of the Year non li vale questi crediti. Poi, se, come potete ben sapere, secondo me, io sono della filosofia che FIFA 14 è basato molto sul fisico più che della velocità, e Messi ha sì 97 di velocità, a parte che ne dimostra massimo 85, ma poi un giocatore che ha 67 di forza fisica cosa può fare là davanti? E invece ragazzi, Cristiano Ronaldo è di una bestiaggine bestiale, cioè 61 partite, 51 gol, 11, sì, 51 gol, minghie, 51 gol e 11 assist. E ragazzi, ma lui è veramente forte in qualunque ruolo io lo provi. Nel ruolo di attaccante ha dato proprio il meglio di sé. Infatti mi ha fatto una strage di gol, ma poi è fortissimo perché se sapete utilizzare bene le stelle abilità, io adesso non dico che lo so utilizzare da Dio, ma secondo me sono, diciamo, decente ad utilizzarle. Cioè veramente vi divertirete un macello con questo giocatore. Se avete la possibilità di utilizzarlo, ragazzi, provatelo. Se non ce l'avete, prendete la sua versione Non If, perché è quasi identica. Ecco, questo qua è un giocatore che si nota, secondo me, si nota la differenza tra Non If e Team of the Year. Poi ragazzi, ci tengo un attimo a dire che queste ovviamente sono opinioni soggettive e non oggettive. Poi vabbè, il suo work è salto basso, 185 cm, quindi è pure alto. E invece la sua forza fisica che spicca 85, quindi mi sembra veramente una cosa forterrima. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ecco, mi volevo un attimo scusare perché so che ovviamente quasi tutti di voi, o meglio se non tutti, non hanno le possibilità, non hanno i fondi per farsi questa squadra. Lo faccio solamente questo video perché molti di voi mi avevano chiesto in quale squadra io utilizzassi questi giocatori, quindi è una cosa abbastanza ambigua. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Domani appunto, per non lasciarvi magari questo video 2 giorni, perché appunto voi dite ma è un po' inutile questo video, vi caricherò un nuovo video che sarà o un po' di Scitella o il pink pale di uno dei nuovi giocatori che ci saranno nel nuovo Team of the Week. Quindi ragazzi, fatemi sapere che giocatore vorreste che io pink palassi del nuovo Team of the Week. E quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente a palla, ci sentiamo al prossimo video, bolla!